Ciao a tutti amici di xinmardo.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. In questo video andremo ad analizzare il nuovo mouse da gaming della serie ZA di Zowie. Parliamo dello Zowie ZA 13, che insieme allo ZA 11 e allo ZA 12 compongono la nuova linea di mouse da gaming prodotta da Zowie per coloro che hanno un'impugnatura a palma grip o claw grip, grazie alle dimensioni personalizzate di tutti e tre i mouse. In questo caso lo ZA 13 è il mouse più piccolo che c'è tra la serie ZA di Zowie. Partendo dalla confezione, troviamo una confezione molto elegante, classica, in colorazione completamente bianca. Viene riportato il nuovo logo della Zowie e il modello, in questo caso è lo ZA 13. Ovviamente la stessa cosa anche ai lati della confezione e dietro alcuni altri riferimenti e nient'altro. Non sono presenti immagini illustrative né niente. All'interno della confezione troveremo un manuale utente che ci spiega già dalla prima pagina come i DPI è possibile cambiare da un minimo di 400 ad un massimo di 3200 grazie al sensore ottico che è un Avagua DNS 3310, e in base ai DPI che noi andremo ad impostare nel mouse, al di sotto del mouse troviamo appunto una specie di LED che si illuminerà di colore diverso per permetterci di visualizzare comunque di comprendere quanti DPI stiamo lavorando in quel caso. Oltre al manuale troviamo il logo della Zowie e due MOSFET di ricambio. Ovviamente è presente all'interno anche il mouse, che come abbiamo detto è lo Zowie ZA 13 ed è la versione più piccola come dimensioni della serie ZA della omonima azienda. La colorazione è total black, la superficie è ruvida, quindi per migliorare il grip ed evitare un'eccessiva sudorazione della mano quando andremo ad impugnarlo. Nella parte superiore troviamo nel dorso precisamente il nuovo logo, nella parte anteriore, sempre nel superiore, troviamo lo scroll di tipo cliccabile, i due tasti principali. Non è presente appunto il classico tasto per la scelta dei DPI o la regolazione nella parte superiore, ma è presente nella parte inferiore come vedremo a breve. Ai lati troviamo due classici tasti che potranno essere personalizzati in gioco. Non è appunto come tradizione della Zowie fornire un software a corredo dei mouse per evitare eventuali lag o ritardi nella ricezione dei comandi stessi del mouse. E il mouse della serie ZA è ambidestro, come è stato anche per le serie precedenti, quale la FK. E abbiamo detto appunto che troviamo due tasti che sono presenti sia nel lato sinistro che nel lato destro. Come possiamo vedere, la superficie ruvida già inizia a catturare parte della nostra sudorazione tra virgolette, quindi dovremo stare abbastanza attenti a pulirlo ogni volta che termineremo la sessione di gioco. Nella parte inferiore appunto troviamo il sensore ottico, che è un Avagua DNS 3310, e troviamo finalmente questo pulsante che premuto più volte e tramite questo indicatore a LED ci permetterà di passare da un minimo di 400 dpi ad un massimo di 3200. Sono presenti ovviamente due MOSFET di generose dimensioni che ci permetteranno appunto di far scorrere il mouse su ogni tipologia di mousepad. Il design appunto è molto elegante, molto sobrio, in quanto la Zowie è una delle poche aziende che punta praticamente all'essenziale per un video di un giocatore. E il cavo USB non è rivestito in treccia di tessuto, ma è semplicemente rivestito di gomma, mentre il connettore con il logo sempre della Zowie è dotato di un connettore placcato in oro. Con il mouse abbiamo ricevuto anche due nuovi accessori che vi mostreremo nella recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Dunque un saluto a tutto lo staff.